La Juve Stabia è passione, la Juve Stabia è colore, il giallo, quello del sole che splende alto, il blu, quello del cielo stellato, due colori, sì, ma un'unica passione. Cos'è Storie Giallo Blé? È il racconto dei nostri ragazzi che si metteranno a nudo e ci racconteranno le emozioni, i dolori, le soddisfazioni e la vita privata. Se leggiamo e ascoltiamo la storia degli uomini che hanno cambiato il calcio, ciascuno di loro ha predetto esattamente cosa sarebbe diventato da grande. Se il tuo corpo ha una normale evoluzione e sai controllare tutto normalmente, avrai un futuro assicurato. Ogni suo tocco è segno di riverenza. Luca Beraldocco, nato a Pescara il 22 gennaio 1991, centrocampista centrale, è la luce, è il cuore del centrocampo della Juve Stabia. Qualità indiscussa, lancio millimetrico, è il cuore dell'11 di Padalino. Luca, ragazzo semplice, taciturno e timido, sono lontano dalla realtà? No, diciamo che sei molto vicino, però dai, cerco di... sono abbastanza timido, vedo che magari quando metto in confidenza con le persone mi affronto. Ovviamente la città di Castellammare, i tifosi in particolare, non ti conoscono ancora bene, non hanno avuto ancora modo di poterti avvicinare per via appunto della situazione che viviamo. Raccontiamoci un po' cosa ti piace in generale nella vita. Ma cosa mi piace? Mi piace il cibo. Se la buona bocchezza. Sì, abbastanza. Mi piace anche cucinare, mi rilassi tanto, poi mi piace. Se mi piaceva prima fare delle cose che adesso purtroppo non si possono fare, come al cinema, soprattutto tanti film a casa, serie TV, mi piace la musica. Il tuo difetto? Il difetto magari troppo razionale. Un tuo idolo invece? Il tuo idolo, ecco, da bambino, il posto che avevi in casa? Io, il mio idolo da bambino è sempre stato Ronaldo. Che il colore tuo c'è cioè, scaccato. Esatto. Avevo anche la maglietta di calcio 98 del Brasile. Non ero innamorato proprio del giocatore, quindi poi dopo ovviamente spostandomi nel centrocampo, crescendo con gli anni, prima Pirlo e poi anche Pizarro. Lì ci sta, no? Poi Pirlo, con Pirlo soprattutto, gli origini interventi. Con Pizarro perché? Cioè Pizarro era un regista diverso. Sì, però mi piaceva tantissimo il suo modo di gestire la palla, il suo modo di non buttarla mai, di cercare anche una giocata difficile, mi affascinava molto. Anche fisicamente, diciamo che ci combiniamo abbastanza. La maledetta di Pirlo invece quando la vediamo? La maledetta di Pirlo è meglio che non la vediamo. Meglio che non si vede. Covid-19, ci facciamo un pochino più seri, viviamo un anno in pratica di grosse difficoltà, non possiamo avvicinarci, non possiamo avere contatti, abbiamo perso il contatto fisico. Quanto dura è stata, ormai siamo praticamente ad un anno da questa situazione, quanto dura è stata, quanto dura ancora sarà, quanto riusciremo secondo te a riprenderci da questa difficoltà che viviamo quotidianamente? Sì, purtroppo è quasi un anno, è stata dura sia all'inizio come tuttora, perché ha stravolto e cambiato le nostre abitudini, quelle che erano nel salutarci, baciarci, abbracciarci, quelle cose che non si potevano fare più all'inizio, è stato stranissimo. Purtroppo adesso è brutto dirlo, ma è quasi diventato una abitudine, tende a stare un po' anche distanti dalle persone, essere un po' diffidenti, però magari un anno che sono in questa situazione, per forza ci porto a ragionare in questo modo. È stata dura anche per noi, diciamo che noi secondo me dobbiamo ritenerci privilegiati e fortunati, perché nel nostro settore, il nostro mondo è cambiato, ma è cambiato poco. Cioè, l'unica cosa che è cambiata veramente è che non ci sono più cose che siamo buoni nelle nostre attività quotidiane, grazie a voi che ci fanno a svolgere attività di prima.
Sai perché ti ho portato qui oggi in villa, siamo nella villa comunale di Castellammare di Stabia, siamo in particolar modo nella Cassa Armonica. Sai perché ti ho portato qui? Perché tu sei nativo di Pescara e quindi zona di mare. Cioè, Castellammare è zona di mare. Hai trovato delle similitudini, anche se poi tu mi hai raccontato che giustamente vivi poco la città, perché siamo costretti ovviamente a restare in isolamento fiduciario per le nostre abitazioni, proprio nel rispetto della pandemia che viviamo e del protocollo che ovviamente siamo costretti a rispettare. Però hai trovato delle similitudini con la tua città? Sì, beh, similitudini ci sono, come Castellammare a Pescara, diciamo, gente di mare, gente calorosa, gente facciamola così. E purtroppo, come detto, quest'anno appunto è una povera città perché siamo limitati con gli spostamenti. Una cosa che trovo in comune è il pesce buono. Il pesce buono, qui si mangia, poi tra l'altro sul lungomare, non ti dico, qui sulla villa comunale ci sono dei ristorantini, niente male, poi magari quando tutto finirà, proveremo magari ti svolteremo uno alla volta, vedremo uno per sera. A scuola, facciamo un passo indietro, il piccolo Luca, tu sei del 1991, ma quando andavi a scuola che com'eri? Bravo, modello, disco? No, ero abbastanza bravo, sì. Nel senso che in realtà. Nel senso che a casa comunque i miei genitori ci hanno sempre tenuto a scuola, quindi sì. A casa facevo compiti e tutte queste cose qua, anche se mia mamma lo guardava, quando facevo compiti era sempre la palla sotto la sedia, la faceva impazzire. Mentre facevo compiti la palla mi scappava, io correvo a riprenderla e poi non la davo. Quindi però ci tenevo e poi mi ho sempre seguito. Ho sempre fatto tutti gli altri, ecco, è proprio in quei momenti mentre tu rincorrevi la palla che studiavi l'inglese e lo spagnolo, so essere ero un po' più grande. Quei tempi non sapevo manco cosa fosse l'inglese e lo spagnolo, no, però i tempi delle superiori, sì, studiavo l'inglese e spagnolo e diciamo che le lingue mi facevano abbastanza bene rispetto alle materie. Poi ovviamente nella vita privata uno ha degli hobby, allora un giorno ti scatta la molla e dici guarda, sai che cosa faccio? Imparo a suonare la chitarra. Poi dopo cosa è successo? È successo che non ho imparato. No, avevo, come detto tu, il desiderio di provare a imparare questo strumento che mi piace tanto. E ho preso anche delle lezioni, poi purtroppo mi sono un po' fermato anche per l'edilizia. Tornando alla domanda di prima, quando mi chiedevo di fare, sì. Che è un po' per pigrizia, un po' per altre cose, poi mi sono fermato, però diciamo che è qualcosa che ho imparato, magari riprenderò. Proveremo, ripetiamo insieme, vediamo cosa esce da tutti e due. Meglio che non ci sentiamo nessuno. Cosa, ci chiudiamo in nello spogliatoio e ci sentiamo nessuno. Ma ad un certo punto un ragazzo cresce nel mondo del calcio, stai cominciando a farti conoscere, un videogioco, lo citiamo, Pro Evolution Soccer, a cavallo tra il 2011 e il 2013, decide di darti dei parametri molto alti, è diventato un fenomeno virtuale. Lo sapevi questo? Ma questa cosa no, la stai dicendo tu adesso, quindi no, vabbè, fa piacere, magari nei tempi che ero a Pescara, sì. Ricordo che qualche mio amico mi diceva che mi aveva acquistato, però il valore reale è quello, un po' alla Fantacci oggi con i videogiochi moderni, l'unico della nostra rosa ad essere sul videogioco, sì, è Tommaso Fantacci. Abbiamo detto di Pro Evolution Soccer, dell'aspetto leggero, poi però il calcio è sempre un qualcosa di complicato delle volte, no? E allora nel corso della tua carriera ti ha portato anche a vivere dei momenti difficili, da Pescara, Pisa, poi c'è stato Viareggio, parleremo dopo di questo aspetto, arrivi a Parma. Ecco, quella forse è una parentesi da cancellare. Ah, parentesi da cancellare, sì, anche se comunque
Parma, effettivamente io non ho bisogno di stare, sono stato preso da cancellare anche a livello economico, essendo fallito in società, la propria fine. Nell'esperienza calcistica Luca Peraldo ha anche l'estero, e nasce questa idea, il governatore ti propone, tu accetti, te ne vai in Slovenia. Che calcio è quello sloveno? Sì, sempre via Parma, perché Parma ha preso questa società appunto con la Gorica, come la squadra satellite, mi vado in prestito con la Gorica e diciamo accettato, perché comunque visto che c'erano tanti italiani nella squadra, sempre preso da Parma, del mister, l'adattamento, l'ambientamento era difficile. Luca, il tuo primo ricordo del calcio qual è? Il mio primo ricordo forse la partita del Milan, ero piccolissimo, perché a me i miei genitori mi hanno sempre detto che io ho imparato prima a calciare le palle che a parlare, cioè quando ero piccolissimo sempre questa palla tra i piedi, sì. Il primo ricordo forse ricordo in TV andavo già le partite del Milan, dove poi mi sono innamorato subito di questi colori. Quindi se ti chiedo dove eri, ecco, eri a casa, il primo ricordo del calcio sì, dei due sì, a casa sicuramente davanti a una TV a guardare qualche partita. 1998 esce Sliding Doors, è un film che racconta di episodi, di scelte che condizionano poi il corso restante della vita. Ecco, in un certo qual modo è quello che è successo a te, e mi spiego perché, Luca. Perché, ecco, arriva Zeman a Pescara, tu decidi di andare a Pisa e di farlo prima dell'arrivo addirittura di Zeman. Verratti, che era tuo compagno di squadra nelle giovanili del Pescara e anche, mi dicevi, un anno appunto in prima squadra, quello di B, ecco, Verratti cambia ruolo, la trequartista prende il tuo ruolo e diventa il Marco Verratti. Ci hai mai pensato a questo? Hai mai pensato al fatto che potesse magari oggi esserci un Luca Berardocco da qualche altra parte? Ma sì, ci ho pensato, con il senno di poi non sai mai cosa sarebbe potuto succedere, però sì, magari in quel momento lì è stata una scelta un po' frettolosa, magari dettata anche dai miei vent'anni, dalla mia impazienza, perché volevo giocare subito. Però non ho comunque rimpianti, perché poi secondo me ognuno nella vita ha quello che ottiene, quello che deve, quello che si merita, quindi io guardo quello che ho e non guardo quello che non ho, quello che avrei potuto avere. Beh, senza rimpianti, però io ne ho un'altra di chicca, perché poi io devo studiare ovviamente per potervi intervistare, e ho scoperto che in un Pescara-Milan, o Milan-Pescara, adesso questo non lo ricordo bene, facesti un partitone di quelli che probabilmente entrano nella storia, tant'è che Stroppa, che era allenatore della primavera del Milan in quell'anno, voleva portarti assolutamente al Milan, perché era praticamente innamorato calcisticamente di te. Sì, è studiato bene. Sì, era una partita Pescara-Milan primavera, dove noi purtroppo abbiamo perso, però feci una bella partita e mi ricordo che il mister della primavera, il giorno dopo, mi aveva detto di questa cosa qui, che le aveva chiesto Stroppa, aveva chiesto di me. Quindi io ero felicissimo, onorato che un campione come Stroppa mi potesse apprezzare come giocatore. Poi vabbè, non se ne fece niente purtroppo, e poi lo rincontrai l'anno dopo, però quando venne a Pescara Stroppa. E ti ricordo questo episodio? Sì. È stato molto gentile, ho apprezzato molto, è stato un onore per me, perché ho fatto 15 anni di carriera assoluta, il giocatore era fortissimo, quindi è stato un onore, questo apprezzamento da parte sua. Pisa, poi però lasci Pisa, vai a Viareggio. Lì cosa è successo invece? Lì la prima parte a Pisa non era andata male, perché avevo giocato. Poi a gennaio è successo che prendono un altro centrocampista,
già abbastanza anziano, e sempre lì la mia impazienza, diciamo prima. È troppo impaziente da forse. Sì, esatto. Diciamo che con gli anni sono maturato un po'. E mi ha portato a fare questa scelta perché appunto io volevo giocare, quindi sono andato a Viareggio, che era, mi sembra, penultimo, terzo, quindi abbastanza una scelta frettolosa, sì. Però poi è andata bene, ci siamo salvati. Hai mai avuto nel corso della tua carriera la sensazione di essere stato un pochino sottovalutato? Cioè, ecco, sliding doors, scelte che ti portano a dei cambi di rotta nella tua vita calcistica. Un po' sottovalutato ti sei mai sentito nel corso della tua carriera? Magari un pochino sì, perché magari anche quell'anno, specialmente nell'anno Crotone, in Serie B, ho fatto zero partite, sapevo di andare come un'alternativa in particolare, però pensavo di avere più occasioni, invece non è stato così, e diciamo che all'epoca ero giovane, quindi se avessi fatto qualche partita in B magari la carriera avrebbe potuto prendere un piede diverso, però cioè, non voglio pensarci, nel senso ora sono felice a Castello a Mare, sto benissimo, quindi cerco di godermi quello che ho. Io una piccola parentesi sulla Juve Stabia la voglio fare adesso, prima di spostarci poi in un posto che conosci molto bene, anche se poi tu lo vivi dall'interno, non dove ti porterò io, ma è la Juve Stabia ed è una partita in particolare, quella di Palermo, che abbiamo stravinto. Trasferta allo stadio Renzo Barbera, espugnando uno stadio così complicato, uno stadio così bello, uno stadio così difficile, contro una squadra così blasonata. Non che noi non lo siamo, perché lo siamo altrettanto anche noi, forse allo stesso livello, però Luca, gol dell'1-1 la metti a segno tu. Una botta dal limite dell'area di rigore, di prima intenzione, così dal nulla. Arriva un cross dalla destra, tiri di prima intenzione, 1-1, ed esplodi di gioia. Ed è in quei momenti che noi vediamo un Luca Beraldocco che è totalmente diverso da quello che poi conosciamo. Diciamo che domenica ha fatto con le assist, anche per loro. No, è andata bene, soprattutto perché volevo rifarmi dopo quell'errore, ci tenevo anche, giocando anche con la fascia da capitano, con la responsabilità, quindi volevo rifarmi assolutamente. È stata una bella esplosione di gioia, perché poi giocare con lo stadio bellissimo, senza pubblico, purtroppo rende molto molto di meno, però è stata una gioia. Luca, ti avevo detto che ti avrei portato in un posto che conosci bene, ma con una prospettiva diversa. Siamo allo Stadio Menti, siamo sugli spalti dello Stadio Menti, questa è la tribuna Roberto Fiore. Abbiamo visto passare Fabiolino, nostro custode qui allo stadio. Persone come Fab fanno tanto per questa società, quanto sono importanti? Sì, sono quelle persone che lavorano dietro le quinte, no? Come il magazziniere, Sebastiano, c'è Vincenzo, e sono tutti importanti perché sono il cuore pulsante di questa società e sono sempre super disponibili. Merita solo un applauso a tutti quanti. Passiamo, ovviamente qui allo Stadio Menti non possiamo che non parlare di Juve Stabia. La Juve Stabia ti ha accolto, ti ha dato la titolarità, la continuità, ti ha gratificato, ti sta facendo sentire importante. Senti la pressione, senti l'importanza della maglia. Allora, tu sei un calciatore navigato, esperto, hai tanti anni di esperienza, però senti l'importanza di questa maglia, la gratificazione che questa maglia ti porta? Sì, la gratificazione la sento, anche la pressione no, la pressione positiva sì, comunque sento che è una maglia importante da difendere, da onorare, quindi basta entrare in questo stadio per capirlo. Quindi sono molto felice di come sta andando lo stadio, di come mi trovo qui, con tutti quanti, quindi sono molto contento di giocare nel mister. E il gioco di Padalino? Quanto ti piace il gioco del mister? Il gioco del mister mi piace, mi è piaciuto sin dal primo giorno le sue idee che
si sposano perfettamente con le mie caratteristiche fatte di palleggio e il voler sempre giocare la palla, cercare di provare a essere propositivi giocando un certo tipo di calcio, quindi mi piace tanto e diciamo, è stata fatta la scelta giusta in questo senso. Centrocampo a 2 o centrocampo a 3, quale preferisci? No, sinceramente per me è indifferente. Ho giocato sia in carriera a 3, a 2, diciamo che spesso tanti dicevano che dovevo giocare in centrocampo a 3, invece mi trovo benissimo. Cosa ti ha colpito di più della Juve Stabia da quando sei arrivato? Mi ha colpito molto il calore dei tifosi, anche se purtroppo non possono essere vicini alla squadra, però non fanno mai mancare il loro supporto. E questo è molto molto importante, mi sarebbe piaciuto giocare sicuramente con la curva piena, perché l'ho sempre vista in televisione o da avversario e mi è sempre affascinato poter giocare con un pubblico del genere. Che effetto ti fa se la guardi la curva da questa posizione? Perché poi vista dal campo fa un effetto, ma vista da qui che effetto ti fa? Sì, da qui è una prospettiva diversa. E certo, vederla così vuota non fa piacere. Devo abituarmi a questa prospettiva perché appunto però è una bellissima curva e come viene soprannominato il pubblico di Castellammare. Nella nostra rosa ci sono tanti giovani di prospettiva interessanti, qualcuno che già ha un po' di esperienza alle spalle, altri invece come Mariano Guaracino che si stanno appunto lanciando in questo mondo dei grandi. Che consiglio dà l'esperto Luca Berardocco ad un giovane come per esempio Mariano Guaracino? Il consiglio che posso dargli è di rimanere sempre con la testa che ha adesso, perché comunque è un ragazzo con la testa sulle spalle che si allena sempre al massimo a 100 all'ora, con la voglia di migliorare, atteggiamento giusto, quindi ci sono pochi consigli da dargli se non quello di rimanere quello che è adesso. Ti squilla il telefono, era estate? Ci troviamo, ovviamente è stata una stagione particolare la scorsa, finita molto tardi, quindi c'è stato poco tempo per recuperare. La Juve Stabia addirittura ha avuto soltanto una ventina di giorni, da quando appunto è retrocessa dalla B all'avvio della nuova stagione. Ti squilla il telefono, ti chiama il direttore Ghinassi, che era appunto qui nella prima parte di stagione, ti chiede di venire alla Juve Stabia. Che pensiero hai? Il primo pensiero che hai avuto quando ti ha chiamato la Juve Stabia, qual è stato? Sono rimasto molto felice dalla chiamata perché era inaspettato. Non mi ricordo, fine agosto è stata improvvisa questa chiamata da parte del mio procuratore e sono stato molto felice quel giorno. Poi sono stato molto, molto affascinato dal poter giocare questo girone, specialmente quest'anno con queste piazze molto importanti e nazionali. Però era un forte stimolo per me questo. Poi ho deciso in due giorni, subito. Possiamo dire sostanzialmente che sei passato dai monti del sud Tirol al mare di Castellammare, un po' ti sei sentito a casa, no? Sì, diciamo dopo 3 anni avevo bisogno di mare. Di mare, sì, esatto, di un'esperienza diversa e soprattutto la prima esperienza al sud. Durante 6 mesi e avevo voglia di un'esperienza simile. Il terzo appuntamento con Storia Gialloblu si chiude qui, si chiude con una bellissima chiacchierata con Luca Berardocco. Grazie Luca. Grazie a voi, grazie a te.